Certo, sì. Come si è spiegato il successo che ha avuto Le Pen in Francia? Aria nuova, speranza, futuro, il voto di tanti giovani, il voto di operai, disoccupati, imprenditori che vogliono un'Europa senza quella palla al piede, senza quel crimine che si chiama euro, e quindi è una ventata di ossigeno, una ventata di libertà che è vista con terrore a Bruxelles, è vista con assoluta gioia e favore per quanto riguarda la Lega e tanta gente che ha voglia di guardare avanti. Le parole del Capo dello Stato ieri sono state vergognose. Difendere questa Europa e questo euro significa essere in malafede o non aver capito. Quindi l'euro è morto, l'euro è finito, l'euro è un'idea orribile che è nata male e sta finendo peggio. Noi stiamo preparando l'uscita di sicurezza, stiamo preparando il futuro per i nostri figli, quindi con la Le Pen, con gli austriaci, con quella che non è estrema destra ma è l'Europa del futuro, noi faremo volentieri degli accordi che Grillo schifa, mi spiace per gli elettori di Grillo, noi invece crediamo in questa alleanza. In tema di immigrazione lei ha presentato dei numeri oggi. Sì, dei numeri che ci propongono un'invasione, sbarchi quadruplicati, tagli alla polizia, chiusura di commissariati, svuota carceri che rimette in circolo 10.000 delinquenti e cancellazione della Bossi-Fini. Siamo al disastro e che sia il Ministero dell'Interno, un ministro di presunto centrodestra, non è per noi accettabile, quindi proporremo una mozione di sfiducia per il ministro Alfano perché i confini, se ci sono, se hanno un senso, vanno difesi. Senta, che effetto l'ha fatto vedere Renzi in Europa negli ultimi giorni? Un'incredibile tristezza. È partito lancia in resta da Roma, gli hanno fregato la lancia ora che è arrivato a Berlino, è arrivato col cappello, gli hanno fregato pure il cappello e è tornato col cappello vuoto. Qua si tratta di far presente alla Merkel che noi eravamo la quarta potenza mondiale con la nostra moneta e vogliamo tornare a essere la quarta potenza mondiale con la nostra moneta. Quello che i tedeschi non sono riusciti a fare con i carri armati stanno riuscendo a fare con una moneta criminale, quindi Renzi non può, non vuole fare questa battaglia, noi la facciamo anche se da soli la facciamo. La farete anche con Le Pen? Assolutamente sì, non ci vergogniamo di fare alcune battaglie comuni per uscire dall'euro, per difenderci da un'immigrazione incontrollata, per la famiglia fondata sulla madre, sul padre, sulla mamma e sul papà e non sui genitori indistinti, e quindi sono valori comuni che ci fanno andare avanti con la Le Pen più che volentieri. Ma crede che in fondo sia un po' allettato dall'ipotesi di aderire? No, perché sull'euro non vuole uscire dall'euro, sull'immigrazione clandestina cancella il reato previsto dalla Bossi-Fini, quindi non ha niente a che fare né con noi né con la Le Pen. Salvini, ma per le europee quali risultati vi attendete? Quale sarebbe un successo a livello proprio dei risultati di voti? Esserci ed esserci in tanti, perché come Lega in questi anni abbiamo battagliato sostanzialmente da soli. Tornarci è fondamentale, ma tornarci con i francesi, con gli austriaci, con gli olandesi, gli svedesi, i danesi e gli inglesi significherebbe la rivoluzione, la primavera d'Europa. Quindi l'importante è esserci, esserci in buona compagnia e penso che saremo se non un centinaio quasi. Cioè ci credete al superamento dello sbarramento? Assolutamente sì, non lo metto neanche in discussione.